Il Comune di Castrolibero, con la direzione artistica della Piero Muscari Comunicazione, presenta Il Sud va in scena. Buonasera e benvenuti a Castrolibero per questa altra serata importante. Beh, devo dire, Castrolibero si sta ritagliando uno spazio in questi anni, soprattutto uno spazio legato a chi comprende che abbiamo necessità di parlarci, di confrontarci. Sono veramente orgoglioso di vivere con voi, insieme a voi, questo momento stasera. Molto emozionato perché ci sono degli autorevoli e illustri amici che stasera sicuramente trasferiranno a noi anche tanti momenti di riflessione per ripartire, per far emergere questa positività che è in questa comunità. Le azioni sono più potenti delle parole. Possano le vostre parole insegnare, ma le vostre azioni debbono agire. E quali sono i punti di forza e debolezza che tu cogli in questo sud, scattando una prima fotografia? La strada è quella di riuscire a creare una rete, un sistema integrato, a mettere insieme tante competenze su territori diversi per arrivare a una sintesi. Ne hai uno? Si continua ancora a dire meridione d'Italia, non si è ancora iniziati a dire l'Italia del meridione, cioè non si è ancora iniziato a capire l'Italia che il meridione può portare al paese. È l'affetto, è il cuore. Lo vogliamo mettere via? Mettiamo via tutte le parti qualitative perché poi avremo la quantità delle cose, la moneta che tutto misura? Ma ben venga un meridione che si fa misurare in un'altra maniera. Ma di cosa abbiamo paura? Ci sono azioni degli individui, azioni anche di questi giovani che credono, no? Credono anche nelle proprie risorse. La difficoltà è rimanere in una situazione in cui ciò che manca non sono le azioni dei singoli, ma le azioni di sistema. Io mi aspetto che questa comunità riesca a individuare il percorso di crescita. Il percorso di crescita lo si fa attraverso un dibattito forte, attraverso l'individuazione strategica di quelle che sono le vocazioni del territorio. Qua non arriveranno le fabbriche, qui arriveranno i luoghi di lavoro. Tu sceglierai la città per vivere e in base a quello poi deciderai che tipo di lavoro fare. Grazie, grazie ancora, alla prossima. Avanti.